si è appena conclusa la presentazione ufficiale del Huawei P20 Pro, il nuovo top di gamma dell'azienda cinese, caratterizzato da delle specifiche tecniche molto interessanti, da un design rinnovato rispetto alla precedente generazione. Infatti troviamo la presenza di un notch in stile iPhone, ma ridotto rispetto alla controparte di Apple, la presenza di un display da 6,1 pollici OLED Full HD come risoluzione Full HD Plus e ben tre fotocamere posteriori, una da 8 megapixel con zoom 3x, un sensore da 40 megapixel, un sensore da 20 megapixel. La possibilità di utilizzare tutti e tre i sensori per ottenere uno zoom ibrido fino a 5x e digitale fino a 10x. Il processore è un Kirin iSilicon, un iSilicon Kirin 970 come sul Huawei Mate 10 Pro, che è accompagnato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il dispositivo è mosso da una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica Supercharge di Huawei, mentre il sistema operativo, ora vediamo di vederlo nelle impostazioni, purtroppo qui la location è abbastanza riflettente come illuminazione, vediamo, andiamo nella sezione System, la sezione About Phone. Il sistema operativo, come vi anticipavo, è Android 8.1 Oreo, personalizzato con l'Emotion UI 8.1. Che altro posso aggiungere? È presente la certificazione IP67 e il dispositivo vanta una fotocamera frontale con supporto allo sblocco facciale, quindi Face ID, da 24 megapixel. La colorazione che sto impugnando in questo momento è davvero molto molto bella e si tratta della colorazione Twilight, ma sarà disponibile anche in Midnight Blue e Pink Gold e Black. Lo smartphone sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile ad un prezzo di 899 euro. Dimenticavo, è presente anche un lettore di impronte digitali posto in basso che è incastonato all'interno del display full view da 18 noni. Il dispositivo dunque rappresenta un bel passo avanti rispetto alla precedente generazione e si pone come uno dei terminali più innovativi degli ultimi mesi, che soprattutto dal punto di vista fotografico dovrebbe sbaragliare la concorrenza. Ci riserviamo di provarlo nei prossimi giorni e darvi informazioni in merito a questo interessante smartphone. Per il momento da Parigi è tutto, un saluto da Luca per CitChina.it.